E benvenuti su Come realizzare tutos DIY ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo fai da te dedicato al cucito e vi farò vedere come realizzare questa bellissima borsettina barra fodera porta computer, molto comoda per proteggere i vostri laptop da qualsiasi urto, dallo sporco in generale e dal potersi rovinare. Una creazione molto facile da fare e anche molto utile, che potete portare sempre con voi. Può essere utilizzata sia per il computer, come detto adesso, ma anche per il laptop o anche per il cellulare. Andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno per realizzarla. Qui davanti a me ci sono tutte le cose fondamentali. Abbiamo le clip, abbiamo le forbicine, abbiamo vari fili, abbiamo la gomma piuma, che è una parte molto importante del nostro progetto, appunto perché deve proteggere il computer. Abbiamo poi i due rivestimenti, quello esterno e quello interno. Quello esterno ha questa particolarità di essere un pochettino pelosino, un po' morbidino, molto carino come tessuto. E poi invece all'interno, quello lì con tutti i triangolini, è classico, classicissimo cotone, quindi insomma composizione abbastanza basic. Abbiamo inoltre un bottoncino e la cordicella da mettere intorno per poterlo chiudere in modo tale da poterla arrotolare. Io ho scelto questa qui in cuoio, ma voi potete scegliere un qualsiasi tipo di cordicella che vi vada bene o che preferite in generale. Non c'è una vera e propria regola, anche se questa qui secondo me è molto carina e funziona anche molto bene perché è un pochettino più resistente. Come detto prima, lo stesso procedimento può essere applicato a un portacellulare oppure ad altro. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per le misurazioni. Proprio come potremmo fare per altri dispositivi, andiamo a porre proprio il dispositivo sopra il tessuto che andiamo ad utilizzare. Io qui ho fatto questo ritaglio di stoffa, che la quale metà è fondamentalmente la larghezza del mio computer, ok? È la larghezza del mio computer con qualche centimetro di differenza nella parte sinistra e nella parte destra. Con qualche centimetro intendo 3 centimetri, quindi in tutto 6 centimetri di in eccesso, ecco, per consentire appunto il passaggio del nostro computer all'interno della medesima fodera. Di conseguenza è quasi obbligatorio, senza quasi, è obbligatorio lasciare dei centimetri in più e secondo me 3 centimetri vanno bene. Medesimo ragionamento possiamo farlo per un tablet, quindi semplicemente lo mettete sopra e ritagliate intorno lasciando questi centimetri, e stessa cosa anche per un eventuale porta cellulare. Voi fate praticamente questo ragionamento ogni volta che andate a tagliare. La medesima cosa la facciamo anche non solo nel senso orizzontale, ma anche nel senso verticale. Nel senso verticale invece di 3 cm, magari 2 cm, ecco. Sulla scia di ciò che noi abbiamo appena misurato andiamo a fare un ricalco, fondamentalmente, perché andiamo a posizionare la medesima grandezza sulla gomma piuma e andiamo a ritagliare la gomma piuma della medesima misura, perché fondamentalmente queste due parti vanno cucite assieme e poi piegate. Solamente dopo vi farò vedere che cosa intendo con cucite assieme, quindi andiamo a vedere come le vado effettivamente a cucire. E il medesimo ragionamento lo facciamo anche per la parte esterna, che ovviamente deve essere della medesima grandezza delle altre. Quindi abbiamo i nostri 6 cm in più in orizzontale e 2 in verticale. Poi comunque potete fare delle prove, se volete potete anche fare una prova prima con il vostro cellulare, fate un mini portacellulare così vi abituate alla costruzione passo per passo a ogni step, poi vedete. Noi quindi andiamo a lavorare questi tre strati assieme, li andiamo ad unire insieme ovviamente seguendo i vari step e poi andiamo tranquillamente a realizzare la nostra bella borsettina porta computer. Io sono andata a scegliere questi colori qui perché fondamentalmente stavano molto bene assieme, ma vi ricordo che voi potete fare tutto quello che preferite a livello di colori, accostamenti,
pattern, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere come lavoriamo la parte interna. Adesso noi dobbiamo fare la parte interna, sì, e dobbiamo far sì che la parte ancora più interna, che è la parte della gomma piuma, sia perfettamente coperta dalla parte, dal rivestimento interno, però quello che si vede quando si apre. Che cosa succede? Io vado a posizionare molto semplicemente la mia gomma piuma sopra il mio rettangolo con i triangolini e mi vado normalmente a fare una cucitura in punto dritto lungo tutto il perimetro. Molto bene, primo step completato, abbiamo fatto la parte del rivestimento, adesso noi andiamo a chiudere questa parte del rivestimento. Quindi che cosa succede? Andiamo a far sì che la parte che noi vediamo all'interno, quindi quella con il colore, quella che si vede quando si apre la borsettina, sia effettivamente visibile. Andiamo a riporre la parte colorata verso l'interno tenendo fuori, ok, la parte con la nostra gomma piuma. Vado quindi a chiuderla direttamente così e vado a fare tranquillamente un sacchettino da questo rettangolo, quindi mi vado a chiudere il lato e la base. Ovviamente mi lascio la parte sopra aperta perché devo infilarci il laptop, altrimenti non funzionerebbe. E quindi faccio questa parte. Come potete vedere, io già do la forma del mio sacchettino facendo in questo modo. Quando vado a fare la cucitura mi prendo un centimetro di spazio, tento di eguagliare la cucitura che io ho già fatto più o meno a questa altezza, però con un po' di spazio appunto per insomma non perderlo. Benissimo, sono andata a chiudere il mio rivestimento a sacchetto, quindi è come se avessi già la forma, quindi potete già visualizzare, e adesso l'unica cosa che devo fare è collegare la parte interna alla parte esterna. La parte esterna qui deve essere sistemata a sacchettino nel medesimo modo, perché noi adesso andiamo a lavorarlo in modo tale da poterlo tirar fuori. Dopo vi faccio vedere che cosa intendo con ciò. Dobbiamo andarlo a sistemare in modo tale da poterlo rigirare, conseguentemente da non far vedere le cuciture. E questo qui è l'unico step dove bisogna fare un po' più di attenzione. Io qui, vedete, ho già la cucitura pronta, io l'ho già preparato in anticipo. Lo vado a rigirare dalla parte esterna, quindi quella che poi si va a vedere. E vado a posizionare la parte esterna all'interno della parte colorata, facendo aderire bene gli angolini agli altri angolini. Come potete notare, adesso io ho il pattern con i triangolini sulla stessa linea di quello che troviamo poi all'esterno, quindi quello con i pomodorini, melograni, pomodorini. Vado a far coincidere le cuciture di entrambi i sacchettini alla stessa altezza. Attacco la clip per non perdermeli.
mi clippo tutto il perimetro, anzi la circonferenza perché è più tondeggiante, in modo tale da non perdere le mie reference. Sono andata a cucire tutta questa parte e sono andata a lasciare una piccola apertura, cosa che non avevo detto in precedenza, per far sì di poter tirare fuori il nostro rivestimento blu. Ecco qua, momento di fatica. Seguito dal rivestimento blu abbiamo tutto il resto del nostro progetto, quindi rigiriamo, tac tac tac. E una volta fatto ciò, lo vado a rinfilare all'interno, premendo bene verso gli angolini, facendoli combaciare bene, e fondamentalmente faccio il grosso del lavoro. L'unica cosa che mi rimane è questa piccola apertura qui, che noi andremo a chiudere a breve. Vado a mettere due clip e poi la vado a cucire. Vado inoltre a fare un rivestimento tutto intorno alla nostra sacchettina, in modo tale da togliere questo effetto gonfio che io personalmente trovo molto molto fastidioso. Perfetto, sono andata ad appiattire anche questa parte all'apertura e adesso l'unica cosa che devo fare è sistemare la parte della chiusura qua sopra, quindi dobbiamo andare a mettere il nostro altro pezzettino. Sono andata a fare uno step che mi ha consentito di dare ben bene la forma della mia cover per il laptop. Sono andata ad inserire il laptop, sono andata a stendere per bene tutte le pieghe in questa maniera. L'ho lasciato in posa con queste clip in modo tale da tenere tutto il modello completamente tirato. E dopo aver preso bene bene la forma, mi dedico alla parte della chiusura. L'ho lasciato in posa un pochino, l'ho tirato per bene in modo tale da, vedete, togliere tutte queste lineette extra, e poi qui avevo degli extra centimetri che ho piegato su loro stessi e che una volta aperti mi consentono poi effettivamente di chiudere la mia sacchettina.
posso lasciare il laptop dentro per darmi un punto di riferimento per quanto riguarda la piegatura che faccio qua davanti con il mio bottoncino e poi la cordicella. Infatti vedete, vado a fare il risvolto e vado a controllare un attimino quanto si può effettivamente piegare e così posso organizzarmi per scegliere la determinata lunghezza. La cordicella la andrò quindi ad applicare qui e adesso mi regolo anche con la lunghezza anche in base al mio bottoncino che io voglio tenere lì perché avete visto c'è un piccolo puntino bianco. Io vado poi a piegare questa parte così vedo quanto lunga voglio la mia cordicella. Vedete lì c'è un puntino. Quindi c'è un puntino bianco, quindi lo vado a coprire con questo. E alla perfetta altezza ho anche il mio filo. La parte dietro, il back della cover, trova il resto del nostro filo. Ovviamente dobbiamo andare a pensare anche a quello. Dobbiamo considerare completamente il giro dal dietro fino al fronte. Quindi io do la misurazione qui, anche perché devo controllare se mi scende bene, se posso effettivamente girarlo su se stesso. E posso. Forse un centimetro in più? Sì. Forse un pelettino di più? Ma comunque una volta che individuo la lunghezza corretta posso andare sia ad applicare il mio bottoncino sia a cucire il filo. Che fondamentalmente avrà questo effetto qui. Ok, sono andata a fare la mia cucitura. Vi faccio vedere avanti e dietro. Un po' sporgente, vedo la mia cordicella che gira intorno al filo, ci gira due volte e poi qui invece c'ho il dietro, vedete ho fatto il nodino, ho tagliato la parte in eccesso e quello lì è ben cucito, fermo, stabile. Qui c'è il nostro bel laptop, qui c'è la nostra custodia molto molto carina, che si apre e si vede l'interno, molto molto bella. E poi ovviamente potete anche decidere di decorarla, non so, con qualche altro particolare, mettere qualche patch, fare qualche disegno, nessuno vi ferma dal farlo. Potete anche, se volete, eseguire lo stesso procedimento, ma farlo verso l'orizzontale piuttosto che il verticale. Vi basta semplicemente invertire i lati e ci riuscite senza problemi, perché anche farlo in orizzontale, può essere un'idea molto molto carina, anzi quasi quasi potrei realizzarne un altro e sarebbe davvero davvero grazioso, secondo me personalmente. È molto molto carino. Poi eventualmente ci sarebbe anche da realizzarlo con tipo a letterina, con la parte sopra che si chiude. In generale, insomma, tante idee molto molto belle. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. E se così fosse, io vi invito tantissimo a lasciarmi un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te. E per rimanere sempre aggiornati, vi ricordo di attivare la campanellina degli avvisi, così non vi perdete nessun video. Noi ci vediamo molto presto, ciao!